arco temporale. Il Mantova Pride Festival è tornato per la seconda edizione. Siamo sì, circa a metà del festival. Ci sono state le prime due serate, che sono state due serate un po' di apertura e di inizio e anche di festa. Quindi abbiamo avuto il gala all'Esedra di Palazzo Te e ieri la festa in Arcifesta e l'inaugurazione della mostra. Abbiamo deciso di chiamare due autori di graphic novel perché volevamo avvicinare un po' anche i giovani alle tematiche che porta il nostro festival. Per noi è molto importante parlare più che per i giovani, ma con i giovani. E quindi sono stati scelti due autori che hanno scritto due graphic novel che si rivolgono in realtà a tutti, perché a tutti è importante che leggano questi libri per poter si confrontare con le tematiche. Ma il nostro spunto è quello di andare a parlare con i giovani. Io sono a Mantova a presentare due miei fumetti che sono Non facciamo né un lesbodramma extended e Creature maleducate. Io ho iniziato facendo webcomics e poi dal web sono passata appunto anche all'editoria. Più o meno tratto di tematiche LGBTQIA+, soprattutto tematiche lesbiche, autobiografico. E secondo me il fumetto è un mezzo importantissimo perché, soprattutto quello umoristico, io faccio umoristico, ho notato che attraverso l'ironia, il messaggio arriva in modo molto chiaro e impattante, però anche leggero. E quindi secondo me è un modo molto semplice di far arrivare qualsiasi messaggio. Stanno cambiando delle cose, le persone, varie soggettività LGBTQIA+, stanno trovando degli spazi anche attraverso il web, i social, degli spazi safe di comunicazione, però ci sono stati purtroppo molti atti discriminatori, violenti anche durante gli ultimi Pride, quindi bisogna ancora farsi sentire, bisogna ancora fare delle cose, ognuno lo fa attraverso i suoi mezzi. Io, per me il fumetto, per altre persone può essere l'attivismo social, può essere la militanza, ci sono tanti modi, non ci dobbiamo fermare. Magari ci sono delle vignette che io faccio che non mi interessa che vengano capite da chiunque. Magari mi piace invece pensare che le capiamo noi e ridiamo, fine, perché succede che ci sono delle cose che comprendiamo solo noi e non c'è niente di male. Noi dobbiamo sempre far capire a chiunque cosa siamo, cosa diciamo. Cioè, ci sono dei momenti in cui ci vogliamo solo divertire tra di noi. Chi capisce capisce, chi non capisce non capisce. Cioè, noi non è che rileviamo chissà cosa. Cioè, non è che devi fare un'enciclopedia, cioè dai semplicemente degli input in modo tale che chi non ne sa niente sa da dove partire e poi può approfondire per studiare da solo, giustamente, da solo. Sono Alec, appunto, 24 anni, vengo da Roma e in realtà fino ad adesso ho fatto un solo fumetto che è uscito a febbraio e si chiama Barba, storia di come sono nato due volte. E per semplificare potremmo dire che racconta la storia di un ragazzo trans, ma in realtà io faccio sempre il giro un po' più largo. E dico che parla di un ragazzo che nasce con un vuoto in pancia circolare e tenta, diciamo, durante tutta la storia di trovare la sfera giusta che combaci effettivamente con questo vuoto che ha, che corrisponde un po' alla sua identità di genere. Quindi, diciamo, cerca di ricollegare due parti che sono un po' scollegate. Però in realtà è la storia della ricerca di sé e credo che in un certo senso prima o poi tocca un po' a tutti. E ho avuto l'occasione con questa sera di girare un po' e di incontrare tantissime persone, conoscere tante realtà diverse, nuove e vedo che stiamo facendo dei passi avanti assolutamente. Se ne parla, si parla di storie che parlano poi di tante persone diverse e è un buon inizio, quindi secondo me dovremmo continuare così e continuare a parlare di questo, di queste tematiche, di queste storie, in modo tale che poi le persone ne sappiano sempre di più e sparisca il pregiudizio, insomma, in un certo senso.